Uno stadio senza barriere. Al Franchi l'idea coltivata da tempo sta finalmente per diventare realtà. Spariranno così i divisori in tribuna e in maratona. La Fiorentina sta solo aspettando il via libera della soprintendenza dei beni pubblici e della questura prima di iniziare i lavori. Già ai primi di luglio dovrebbero partire le operazioni per chiudere il cantiere in tempo per l'inizio del campionato. In caso di lieve ritardo potrebbe comunque essere disputata in trasferta la prima gara della nuova stagione. Della Valle non vede l'ora di tradurre in realtà questa idea, considerato che da tempo sogna uno stadio sul modello inglese. A Firenze i tifosi poi, negli ultimi anni, sono stati indicati quasi come un modello per il loro comportamento e lo stadio senza barriere arriverebbe dunque nel momento giusto. Le due curve saranno interessate ai lavori in un secondo tempo, quando le autorizzazioni avranno completato l'iter burocratico. Anche il Comune di Firenze ha fatto capire che non avrà difficoltà a dare il via libera per la prima fase dei lavori. In queste settimane in Palazzo Vecchio ci sono stati vari incontri per mettere a punto tutti i dettagli.